In questi 6 mesi di cose ce ne sono accadute tante. Di emozioni ne abbiamo vissute ancora di più. Abbiamo fatto un lungo viaggio, abbiamo imparato a diventare grandi e a camminare da soli. E se ci guardiamo alle spalle possiamo essere soddisfatti di ciò che abbiamo fatto, perché lo abbiamo fatto alla nostra maniera, attraverso un virtuale giro del mondo, sulle piste virtuali più belle del mondo, affrontate sempre col piede sul gas, al fianco dei nostri compagni. Amici o avversari non fa differenza, da queste parti i due termini sono sinonimi. In questi 6 mesi ci siamo goduti il viaggio. Proveremo ad amare il finale con questa gara, con il Gran Premio d'Abu Dhabi, con l'ultimo meraviglioso atto di questa Master League. Amici di Formula Italia Team, buonasera e virtualmente benvenuti sul circuito di Yas Marina. E dunque ci tuffiamo in pista con un ristretto numero di piloti. Ricordiamo le assenze: Savastan, Marco Gano, Lessaro Prost, Kvyat, Dovi Power. Non abbiamo sostituti per il team Red Bull. Il miglior tempo in questo momento è fatto segnare da Luca D'Amico in un primo 33 secondi e 868 millesimi. Luca D'Amico, questa sera lui e il buon Di Legge si giocheranno essenzialmente quella che sarà l'accesso alle finals. Un'altra cosa curiosa da vedere è se Fab entrerà in versione cannibale per portare a casa anche questa vittoria all'ultima gara e insomma andare ulteriormente a ritoccare il suo libro dei record di questa stagione. Una vera e propria menzione d'onore a Magic che corre la sua ultima gara in Master League. Tanto Mauro, 1.33 e 820, si mette in pole position. Luca D'Amico che però si sta migliorando. E questo sarà un buon giro di Luca D'Amico, che infatti si mette davanti a tutti, 1.33 e 192. Vediamo come si comporta nel terzo parziale, l'ormai campione Master League. Eh sì, secondo. Si è fermato a 83 millesimi. Vediamo allora come chiude Smokeman, 33.777, come gli vale comunque una terza posizione. Andiamo a vedere come chiudono a questo punto le Annullato due Gianni Mercedes. Mauro. Terza posizione per Metz, che si va a prendere la seconda fila. Luca D'Amico Fava a comporre la prima fila, Metz e Smokeman a comporre la seconda, Mauro Gold e Danis terza fila, quarta fila per Di Legge e J Sport, nona casella per Fit Magic 89, tutte con gomma a Hypersoft tranne Smokeman, Danis, Di Legge, J Sport e Magic. Lo schieramento di partenza che piano piano si va a comporre gli ultimi istanti di concentrazione e poi dare il via a questo gran finale della Master League. E allora, dopo il semaforo, scatenate il piede destro. E adesso occhio alle luci che si vanno ad accendere. 2, 3, 4, 5, prima dentro. Sui motori e andiamo a parte il Gran Premio di Abu Dhabi, categoria Master League. Eccellente scatto di Luca D'Amico che riesce a tenersi la sua prima posizione. Si devono accodare Fab e Metz. Occhio a Smokeman che si butta all'interno nei confronti di Metz, che ha poi il favore della traiettoria più interna. Riesce a tenersi la terza posizione. Side by side resiste Metz all'interno. Incrocio, stoccata contro incrocio da parte di Metz, che in qualche modo riesce a mantenere la sua posizione. Attenzione, primi danni per Mauro Gold. Attenzione, J Sport che allo stadio scavalca Danis, che fa un errore andando largo. Di Legge che si prende la linea esterna, potrebbe essere congeniale per poi portare un attacco nella controcurva verso destra. Tattica che in effetti si concretizza. Occhio Smokren che si butta all'interno, va a tirare la staccata. Vediamo se Di Legge riesce a rispondere qui nell'incrocio side by side. Sono curioso di vedere chi potrà attivare il DRS. E occhio anche a J Sport che va a scavalcare Di Legge, potrebbe provare anche a puntare Smokeman e J Sport che si butta dentro. Un leggero contatto con la Williams. Occhio Fab dentro. E si prende la testa della corsa. Attenzione Luca D'Amico. Qui che controllo ho dovuto fare. Luca D'Amico quindi prova un undercut per rimettersi davanti. Va a montare gomme ultra soft. Vediamo che gomma arriva. Secondo me ultra a sto punto. Passa Luca D'Amico. Protegge in qualche modo l'interno Smokeman. Tira la staccatona Di Legge. Staccatona. Vediamo se la tiene. Va lungo. Side by side ancora con contatto. Riesce a prenderci la terza posizione. Adesso Fab a che fare con Metz. Difende. Guarda su Metz, si butta all'esterno. Prova a resistere in qualche modo il pilota Mercedes nei confronti Oddio, di Fab. Esce molto bene, tuttavia, il pilota della Mercedes. Prova all'esterno in un punto impossibile. No, Ah, è lungo, lungo, Polonia. lungo, lungo come il codice IBAN. Non Arrivava poteva in tenerla. Polonia. Ipotizziamo ultra, ultra e poi mettere un hyper nel finale. Sì. Non so se si prenderà il rischio, però, perché non è ancora vicinissimo. Si lo prende il rischio. Tira la staccatona.
tira la staccatona, si appende i freni, San Brembo protettore delle staccate, e Fab si va a prendere la prima posizione di legge su Magic. Il buon Marca mi dice che Magic invece ha toccato Danis e addirittura avrebbe danneggiato l'ala. Enrico lo ha fatto dopo un sorpasso spettacolare. Sì, aspetta Enrico, perché c'è di legge all'esterno di Danix. Occhio di legge che sparella col posteriore. Occhio Danix, questo sarà costretto. Attenzione di legge, mamma mia, mamma mia, qui sicuro dovrà fermarsi. Ai box anche Magic. Provano qualcosa di diverso, vanno entrambi su Super Soft. Rientra da Mico, altro giro di Ultra Soft. Dentro Fab, invece Smokeman. A 17 dal termine. Smokeman alla fine continua, gomme girando. Se come di legge lungo. Infatti ripassa Magic. Intanto rientra Smokeman. Con Magic di legge in questo caso riesce a passare. In questo caso tocca a Magic attaccare. Lo fa sul rettilineo, svernicia completamente di legge. Si è inserito anche Mauro Gold su di legge. Mauro Gold che potrebbe provare ad attaccare anche Magic qui in fondo al rettilineo. Tanto vediamo Danix naturalmente su tanto su J-Sport. Sì, alla staccata di curva 8 va dentro di legge Hypersoft e non c'è cambio d'ala. Occhio adesso a Smokeman, e adesso se vuole prendersi questa seconda posizione deve provare a inventarsi qualcosa. Sì, infatti svernicia completamente, gli sventola il mitico fattore di con scritto How Fidelsen. E adesso 6 secondi da mettere fra sé e il pilota Renault. La lotta con Metz e Danix. Ed ecco Danix che passa. Metz che in questo momento si vede attaccato da J-Sport. J-Sport ha completa. Mamma che erroraccio. Magic dentro forse vuole provare a prendersi l'ultimo momento di gloria, l'ultimo giro veloce. Bravo J-Sport in questo caso a difendersi. Occhio a di legge che potrebbe provare ad attaccare, quindi un punto impossibile, mamma mia. E infatti si butta dentro, notevole. Ok, la rotta, però ti ci devi sempre buttare lì dentro. Andare a pescare Fab che va ad iniziare gli ultimi 5.554 metri di questa Master League. Andare a chiudere un campionato che ha dominato, stradominato. Penso che non fossero molti quelli che dopo l'Australia, ma soprattutto il Bahrain, avrebbero puntato una lira su di lui. Dopo la Cina, l'Azerbaigian, Monaco, Canada, Francia, Austria, Inghilterra, Germania, Belgio, Italia, Russia, Giappone, USA, Messico, Brasile. E adesso va sull'ultima curva del circuito di Yas Marina, passa sotto la bandiera a scacchi. XFAB 13X vince il Gran Premio di Abu Dhabi, categoria Master League, e senza frongeli, senza se e senza ma. Seconda posizione di Smokeman, che chiude il secondo del mondiale, ma lo fa a testa secondi altissima. Arriva terzo Luca D'Amico. Danix quarto, e il suo migliore risultato in stagione. E questo è lo schianto dell'eroe, secondo me. Vediamo questo punto Magic accompagnato, guarda che scorta che c'è dietro. Vanno in parata, bella questa immagine, bella questa immagine per tributare al buon Magic. Questo serpentone è molto emozionante. Bella questa immagine, bella, bella, bravi ragazzi. Bello.